World, non ci saremmo aspettati di vedere qui Pamela World, però Pamela non ce l'ha fatta a qualificarsi, ha perso le selezioni, i campionati nazionali, è stata battuta da Mia Vallée e da Erlam, che poi hanno già rappresentato il Canada al Mondiale, quindi a lei resta questa opzione per sentirsi ancora parte di questo mondo che è stato suo negli ultimi di fatto 10 anni. Beh, lei è sicuramente un atleta di altissimo livello e questa mattina è arrivata prima perché essendo mare, quindi evidentemente è comunque in un buono stato di forma, probabilmente sarà comunque una delle atlete delle sott'occhio sia futuro. 70,50, classe 93, insomma 29 anni, può tranquillamente guardare a Parigi la medaglia olimpica e poi vi diremo di quanto poco l'ha persa, tanto però vediamo impegnato il suo terzo doppio mezzo ritornato Cartier. Beh, ha eseguito abbastanza bene, non c'è stata l'entrata nella parte finale del tuffo, era forse quello che le poteva creare problemi perché è un tuffo da fermo, non c'è la rincorsa e quindi non c'è quell'elevazione, vedete, entra con le braccia leggermente legate proprio perché non ha lo spazio necessario per trovare l'entrata. La squadra è quarta, i punti di ritardo da Chiara sono 15, pura per Pamela World. Dicevo che lei è stata ai giochi di... Lei portò l'1,5 con 3 avvitamenti e mezzo in semifinale, dopo essere stata quarta in eliminatoria, prese 0 e venne eliminata quando la qualificazione alla finale era pressoché certa. Guarda che roba! Sì, questo quindi, per lei ha fatto doppio con doppio per tanto, esatto, tempo. È un tuffo semplicissimo, vedete di fare tuffi più difficili, ma evidentemente in questo momento non era quello il problema. Ultimo parziale, 69, ecco la Pamela World che per tanti anni ha deliziato le piscine di tutto il mondo, di poco sotto i 300 e